Il Ticino, la Svizzera italiana, che poi non coincidono le due cose. Dove trasferirvi? Michele, il mio traduttore svizzera, oggi parliamo di Ticino, l'unico cantone della Svizzera interamente di lingua italiana ed è uno dei cantoni e dei luoghi più ambiti per gli italiani per spostarsi in Svizzera, chiaramente, perché il problema della lingua è qualcosa che in Svizzera italiana non c'è. Quindi nel Canton Ticino chiaramente è molto più semplice riuscire a fare impresa, riuscire a trasferirsi anche per quanto riguarda la famiglia, per tutti gli aspetti burocratici, e quindi è un luogo molto interessante in cui potersi trasferire, almeno come primo approccio in Svizzera, perché poi uno può avere il Ticino come primo diciamo passo e poi magari spostarsi oppure aprire altre attività o comunque trovare un lavoro anche in altre parti della Svizzera. Anche se per trovare lavoro chiaramente altre parti della Svizzera fin da subito sono più interessanti del Ticino, ma questo ne abbiamo già parlato varie volte in altri video che vi invito a vedere sul canale. Quindi questo video vuole essere sul Ticino, sulle zone del Ticino, sul dove volersi e potersi trasferire in Ticino. Quindi volevo fare una panoramica un po' geografica e sociale e culturale sul Ticino e su come scegliere il luogo in Ticino dove potersi trasferire. E questo è qualcosa che affronto spesso in consulenza, quindi chiaramente se volete affrontare nello specifico le vostre esigenze, la vostra situazione particolare, la scuola, famiglia, lavoro, impresa, eccetera, chiedete una consulenza preliminare, trovate il link qui sotto e io vi aiuterò chiaramente già nella consulenza preliminare e poi se vogliamo lavorare insieme in un pacchetto di consulenza a capire meglio tutti questi aspetti che vi sto per andare a illustrare. Quindi, dove trasferirsi in Ticino? Allora, forse molti non lo sanno, chi appunto non risiede in Ticino, che il Ticino è diviso in regioni. Ogni parte del Ticino ha appunto una regione di appartenenza che appunto è divisa dal punto di vista geografico rispetto un po' ai centri ne nevralgici di quel territorio. Quindi abbiamo la regione di Mendrisio partendo da sud, quindi quella più vicina all'Italia che comprende Mendrisio come città più importante e Chiasso, famosa per essere proprio sul confine con Como. Poi abbiamo la regione chiaramente del Luganese, la regione di Locarno, Valle Maggia, Ascona, quindi quella sul Lago Maggiore, la regione di Bellinzona, quella che confina anche con i Grigioni, quindi Rovereto e tutta la parte che poi va verso appunto il canton dei Grigioni, che è quella dove appunto c'è la capitale del Ticino, cioè Bellinzona, e poi la regione del Trevalli, cioè la regione più montana, più anche selvaggia, se vogliamo, che è quella verso nord, quella verso il Gottardo, che appunto non ha nessun centro, diciamo, abitativo particolarmente importante, però è una zona comunque interessante per alcuni aspetti. Quindi andiamo a vedere insieme un po' come andare a scegliere fra queste cinque regioni del Ticino il luogo dove potersi trasferire. Allora, il primo punto è chiaramente capire perché ci si sta trasferendo, perché è chiaro che se ci si sta trasferendo perché si sta cercando lavoro o si trova lavoro, allora è chiaro che bisogna, ed è quello che è il nostro consiglio, di andare a trovare una soluzione abitativa che sia il più vicino possibile, questa è una novietà, al luogo di lavoro. Perché? Perché il Ticino comunque è molto congestionato dal punto di vista del traffico. Ci sono dai 70 ai 90 mila frontalieri tutti i giorni, più i turisti che passano sulla nord-sud, insomma l'autostrada che porta dalla Svizzera centrale, dalla Germania, ma insomma da tutta Europa verso chiaramente l'Italia. E quindi il traffico sicuramente è una problematica da tenere in conto. Quindi più vicino si va a abitare rispetto alla zona in cui si va a lavorare, in cui si è dipendenti, più si risparmia tempo e si ha una qualità di vita migliore. Quindi, se si trova lavoro, chiaramente il mio consiglio è cercate una soluzione abitativa, andate a abitare il più vicino possibile a dove avete trovato lavoro. Se invece volete aprire un'attività e quindi siete imprenditori, magari lavorate da casa oppure siete dei professionisti e quindi non avete particolarmente bisogno di una sede o di un ufficio, allora lì siete chiaramente più liberi. Non avete imposizioni se non quella vostra, insomma, soggettiva di dove voler risiedere. Qui andiamo avanti sugli altri punti perché chiaramente potete scegliere sulla base di parametri che non siano un'obbligatorietà proprio unicamente territoriale,
territoriale, cioè che deriva dal fatto che dovete andare a lavorare in un determinato posto. A questo proposito, quali sono le differenze sia geografiche che culturali, che di socialità fra le cinque regioni che ho elencato prima? Appunto, qualcosa vi ho già accennato, ma diciamo che principalmente la regione del Luganese è quella più attiva, quella dove ci sono più imprese, quella dove ci sono anche più attrazioni dal punto di vista, se vogliamo, turistico, anche se non solo. Subito dopo però c'è la regione di Locarno, quindi quella del Lago Maggiore, che è anche molto attiva da questo punto di vista, anche dal punto di vista turistico è molto interessante, soprattutto però d'estate, d'inverno molto meno, mentre Lugano mantiene, diciamo, un'attrattiva un po' tutto l'anno, anche se chiaramente più della stagione estiva. E poi abbiamo le altre tre regioni a seguire, quella di Mendrisio la metterei al terzo posto per la parte turistica, perché comunque è molto piacevole, ci sono delle attrazioni naturali interessanti, le valli, Valle di Muggio, il Monte Generoso, eccetera, quindi c'è anche una parte del lago di Lugano che è chiaramente molto interessante anche da quel punto di vista, mentre invece Bellinzona e Trevalli sono sicuramente meno battute dal punto di vista turistico, quindi diciamo che si vuole più movimento, più turismo, la parte luganese è quella più attiva. Se si vuole un mix fra turismo, natura, la parte di Mendrisio e la parte del Locarno, Lago Maggiore, Valle Maggia è sicuramente interessante. Se si vuole invece più proprio natura, essere un po' fuori dal casino e essere più vicino alle montagne, allora la regione di Bellinzona e quella delle Tre Valli sono chiaramente la scelta da fare. A questo aggiungo che la regione di Bellinzona chiaramente è quella dove la maggior parte delle istituzioni cantonali, visto che è la capitale, risiedono, quindi chiaramente se si vuole avere una vicinanza o per lavoro o per impresa, nel senso che sia un'attività che ha a che fare con il bene pubblico, e chiaramente Bellinzona è il posto dove andare a risiedere. Un terzo parametro da tenere in conto è sicuramente quello dei prezzi delle abitazioni, che è poi inversamente proporzionale a quello della tassazione, molto spesso sia a livello cantonale, ma qui stiamo parlando di un cantone solo, quindi a livello comunale, quindi del moltiplicatore comunale. Ho già fatto un video a riguardo, quindi andatevelo a vedere per capire che cos'è. Però chiaramente non è la tassazione l'unico parametro da tenere in considerazione per i prezzi delle abitazioni, chiaramente l'ambito turistico, l'ambito paesaggistico c'entrano assolutamente. Quindi al primo posto, chiaramente in generale, se dividiamo per regioni, la regione del Luganese è quella che ha i prezzi delle abitazioni più alti, però chiaramente se andiamo a confrontare un appartamento fuori Lugano, insomma in periferia o uno dei comuni attigui verso la parte nord, per esempio, con un Vistalago a Locarno, chiaramente sarà più costoso il Vistalago a Locarno, quindi bisogna sempre andare poi a vedere nello specifico il tipo di abitazione, l'età dell'abitazione, la grandezza, eccetera, quindi ci sono tanti aspetti. Però chiaramente facendo una media, la parte luganese è quella un po' più costosa, a seguire Locarno, sicuramente, visto che comunque anche dal punto di vista turistico ha molta attrattiva, poi la parte di Mendrisio, Bellinzona e le Tre Valli, chiaramente è la parte più economica, perché è quella un po' più fuori dal giro, fra virgolette. Il clima è anche un parametro da tenere in considerazione, perché la zona più mite è quella chiaramente vicino ai laghi. Chiaramente a Lugano, a Locarno, si sta meglio anche d'inverno rispetto alle Tre Valli, come a Mendrisio, Chiasso d'estate fa più caldo che alle Tre Valli, quindi chiaramente bisogna decidere anche sulla base del clima nelle quattro stagioni quali sono le soluzioni migliori. E un ultimo aspetto è la cultura, e chiaramente i centri urbani versus campagna è un argomento da tenere in conto, nel senso che se uno vuole avere a portata di mano mostre, esibizioni, concerti, allora deve abitare a Lugano, deve abitare comunque in un centro abitato, possibilmente Lugano, perché poi anche in altri posti ci sono, ma comunque dove ci sono più manifestazioni di questo tipo è chiaramente la città sul Ceresio. Quindi, come capite, ci sono tantissimi parametri da tenere in conto, il territorio va conosciuto, io invito sempre a fare un tour o con me o per conto proprio per conoscere un po' le diverse possibilità che il territorio appunto offre. E poi io, come ho detto all'inizio, sono a disposizione per andare a valutare insieme le vostre esigenze, fra cui, per esempio, e ultimo punto che ho dimenticato, ma che non è meno importante, magari non è per tutti, che è quello delle scuole, perché la scuola pubblica in Ticino richiede una frequenza rispetto al luogo di residenza, quindi non è che si può scegliere la scuola pubblica che uno vuole. Se uno è residente in un certo posto, deve andare a scuola in quel posto, quindi uno può scegliere anche l'abitazione sulla base della scuola che poi vuole far fare ai propri figli. Chiaramente per quella privata non ci sono problemi.
Spero che questo video vi sia stato utile, vi abbia dato qualche informazione interessante sul territorio ticinese. Bisognerebbe fare questo video su tutti i cantoni, ma io chiaramente non ho la conoscenza delle regioni di tutti i cantoni, di alcuni sì molto bene, di altri molto meno, però magari in futuro approfondiamo anche il territorio di altre parti della Svizzera. Noi ci vediamo nel prossimo video.